Fratelli, sorelle, amici, buongiorno. Questa ultima settimana di Pasqua, domenica celebreremo la festa della Pentecoste, torna il Vangelo di Giovanni. Siamo al capitolo 16. Il versetto 33, che conclude il brano di oggi, Gesù dice: «Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo». Le parole di Gesù sono attualissime, come sempre. Il mondo odia i cristiani perché portatori di pace, uomini e donne che pensano che qui su questa terra, se si vive il Vangelo, si vive in maniera molto più serena, molto più tranquilla. Ma chi ha altri interessi, chi ha interessi mondani, lotta e lotta per sconfiggere il bene. Ma noi non dobbiamo avere paura, non dobbiamo avere timore. È proprio Gesù che ce lo dice: abbiate coraggio. Bene, alcune volte spesso questo coraggio per tanti motivi lo perdiamo. Siamo scoraggiati dinanzi alle tribolazioni, dinanzi alla malattia, dinanzi a qualunque tipo di problema. Ma Gesù è il nostro garante. Io ho vinto il mondo. Vinciamo anche noi con lui il mondo. Ce l'ha detto, non siamo soli. Egli rimane con noi sino alla fine dei tempi. Il coraggio, se non ce l'abbiamo, ce lo dobbiamo dare, come diceva appunto San Filippo Neri, per il semplice fatto che il coraggio non è quel gesto grande degli eroi, eccetera, ma il coraggio è saper affrontare la vita quotidiana nelle sue dimensioni, piccole o grandi che siano. E quando non ce la facciamo, quando ci accorgiamo che siamo lì per disperare, rivolgiamoci al Signore. Abbiate fede, dobbiamo avere fede, e Lui ci verrà in aiuto, ci verrà in soccorso. Io ho vinto il mondo. Abbiamo fiducia di queste parole. E vedrete che almeno il nostro mondo in qualche modo cambierà. L'importante è non cadere nella pigrizia, avere sempre fiducia che il Signore intercede per noi. E che Dio vi benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti.